Buonasera da Bruxelles. È braccio di ferro tra Roma e Commissione Europea sul brevetto comunitario. Al Consiglio Competitività l'Italia conferma il suo no alla proposta del trilinguismo e insiste per l'aggiunta di italiano e spagnolo, ma il commissario al mercato interno Michel Barnier ribadisce che la scelta è nell'interesse europeo. Cette question du brevet est une faiblesse pour toutes les entreprises européennes qui du coup parce que ça coûte trop cher ne se È una questione di costi, ha detto Barnier. Inoltre i paesi potranno ottenere la traduzione gratuita di un brevetto dalla lingua originale ad una delle tre lingue ufficiali. Solo quest'ultime però avranno valore legale. Francia paralizzata per lo sciopero generale indetto dai sindacati per protestare contro il progetto di riforma delle pensioni voluto dal premier Nicolas Sarkozy. Adesione altissima e cortei in varie città della Francia. A Parigi stamattina 65.000 persone si sono unite alla manifestazione, in sciopero anche i lavoratori della Tour Eiffel, che è rimasta chiusa per tutto il pomeriggio. La normativa europea non consente alla Ryanair di effettuare voli commerciali senza copilota. Per motivi di sicurezza, la Commissione europea ha bocciato oggi la provocatoria proposta dell'amministratore delegato della compagnia aerea irlandese, che per abbattere i costi aveva suggerito di far volare i propri aerei con un solo pilota. Per Bruxelles, ogni operazione di volo realizzata senza copilota è illegale e non è necessario modificare la normativa vigente. La Commissione europea lancia un forum per migliorare il funzionamento della catena alimentare. Ad annunciarlo è il responsabile all'industria, Antonio Tajani. Il settore alimentare, ha detto Tajani, ha affrontato positivamente la crisi economica e molte imprese, tra cui quelle italiane, hanno conseguito ottimi risultati anche nel 2009. Ma per restare su questi livelli si deve lavorare anticipando possibili difficoltà future.